Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno e buona differenziata a tutti. E buona differenziata a tutti, però assessore, sta differenziata non nel sesto municipio, ma in realtà riguarda tutta Roma. Noi stiamo facendo un monitoraggio a 360 gradi in tutti i municipi, stenta a decollare. Ieri avevamo la nostra inviata speciale nel territorio del suo municipio e abbiamo sentito solo lamentele da parte dei cittadini. Hanno ragione loro a dire che non funziona, ci sono dei ritardi, si rimetterà in campo nelle prossime settimane. Ci dica un po' lei cosa il municipio sta facendo, sapendolo, diciamo in premessa, che il municipio non ha una responsabilità diretta, perché è l'AMA che deve garantire la raccolta differenziata e in generale il servizio di nettezza urbana, però il cittadino poi alla fine identifica il municipio come riferimento delle proteste. Ma noi stiamo lavorando in stretto rapporto con il punto municipio AMA, lavorano insieme e devo dire insomma che questa, lo sapevamo, è una svolta epocale, soprattutto nel municipio Sesto, dove c'era appunto i cittadini che hanno fatto una grande battaglia contro la discarica di Corcolle e hanno fatto manifestazioni in favore della raccolta differenziata, che in realtà sul nostro municipio è partita, ma addirittura diamo la possibilità ai cittadini ancora di poter conferire nei cassonetti stradali. Cioè il disagio non è che noi abbiamo tolto i cassonetti stradali e non abbiamo dato la possibilità ai cittadini di poter conferire. Innanzitutto i cassonetti stradali sono ancora al loro posto e più abbiamo fatto, facciamo la raccolta stradale ormai quasi su tutto il municipio, chi espone noi andiamo a svuotare i bidoncini appunto dove si fa il porta a porta. Perciò insomma questa grande difficoltà non ci risulta. E poi le posso dire un'altra cosa: come lei ha parlato con alcune persone, noi abbiamo incontrato e li continuiamo a fare negli incontri pubblici oltre 2000 cittadini e domani sera avremo un incontro a Torre Spaccata, fra 4 giorni avremo a Torre Maura alle case Sveuro. Noi come municipio ci abbiamo messo la faccia, siamo in prima linea a fianco dell'AMA, ma facciamo continuamente incontri pubblici, ogni domenica ci sono i nostri punti informativi nelle parrocchie, ieri abbiamo fatto altri centri anziani, c'è una comunicazione face to face, faccia a faccia, che continua. E poi credo che abbiamo messo in piedi appunto abbiamo dato tutte le possibilità ai cittadini di seguirci, ci può andare sul sito del municipio dove si può scaricare il materiale per chi non l'ha ricevuto, e c'è un camper che gira continuamente sul nostro territorio. Diciamo, ancora non è partita, cioè la cosa assurda è che il disservizio dice è dal momento in cui dice avete attivato un nuovo sistema e non svuotate. Noi stiamo coprendo tutto il territorio. E bisogna dire una cosa, che il nostro territorio poi sarà fatto all'80% raccolta differenziata appunto porta a porta e un 20% sarà una raccolta differenziata spinta. Io penso che noi dobbiamo credere in quello che facciamo, continuare a fare incontri, verificare poi i problemi e risolverli, ma sapevamo che andavamo incontro a una rivoluzione culturale nel modo di comportarsi. Sicuramente ci sarà qualche disagio, però io faccio sempre questa domanda ai cittadini, all'infuori della battaglia di Corcolle. Credo che prima di questo servizio non è che l'AMA era il massimo, cioè noi appena siamo arrivati qui in municipio le prime 3 cose che ci segnalavano i cittadini erano la sicurezza, la pulizia delle strade, i cassonetti, appunto i cassonetti tutti rotti e tutto quanto. Diciamo, l'AMA non godeva di un grande giudizio. Ora stiamo facendo questa rivoluzione, abbiamo cominciato a posizionare su tutto il municipio le campane del vetro, invitiamo i cittadini a riempirle, abbiamo da 3 settimane posizionate le campane del vetro e non c'è tutta ancora questa grande raccolta, però tra un po' arriverà nella parte stradale il cassonetto dell'organico. Perciò stiamo anche cambiando i cassonetti. E l'altra cosa, in un municipio come il nostro, dove non ci sono parcheggi, al termine della raccolta differenziata toglieremo oltre 4.000 cassonetti stradali e diventeranno posti auto. Cioè, voglio dire, è una battaglia in cui bisogna crederci, insomma. Assolutamente vero, e figuriamoci noi che la stiamo propagandando la raccolta differenziata da quando è nata Radio Roma Capitale, quindi da ormai più di 2 anni, se non siamo convinti che bisogna crederci. Però mi conferma anche lei che la fase di transizione è una fase che gioco forza...
qualche problema lo sta determinando, in altri municipi c'è stata anche una ragione di questo problema, che ovviamente va spiegata ai cittadini, cioè il fatto che la chiusura sacrosanta, giusta, tardiva, ma finalmente arrivata di Malagrotta, ha dovuto spostare mezzi e uomini dell'AMA a dirottarli sul far fronte alla necessità della raccolta dei rifiuti che non andavano più a Malagrotta, ma venivano spostati nella discarica di Cupinoro. Quindi vi è anche questa esigenza, diciamo, di razionalizzare l'organico e l'uso dell'organico di personale e mezzi all'interno di AMA. Lei ha parlato di 4.000 cassonetti che verranno tolti dalle strade. In che tempi è prevista questa operazione, che ha un suo... Io dico, la cosa migliore è toglierli quando siamo andati a regime, vediamo che tutto funziona, ci sarà tutto l'avviso che diremo appunto ai cittadini, anche quelli un po' più riluttanti a dire appunto fra una settimana saranno rimossi i cassonetti stradali. L'altra cosa che volevo dire, un'altra cosa importante che ha portato questa raccolta differenziata, che noi sul nostro municipio siamo passati da 150 operatori AMA a qualcosa come 570, e per la prima volta la periferia ha uomini in più sul territorio, perciò questa è stata una grande vittoria, perciò c'è un'attenzione verso il nostro municipio VI, che poi bisogna capire è la quindicesima, nonostante tutti gli accorpamenti, è la quindicesima città italiana con oltre 250.000 abitanti. E l'altra cosa interessante, grazie alla raccolta differenziata si comincia anche a lavorare su cose che mancano, perché è scandaloso che siamo arrivati in questo municipio e non c'è un centro di raccolta fisso, e invece noi porteremo tra breve in aula due centri di raccolta che sorgeranno, uno all'interno della città universitaria e l'altro centro di raccolta verso Ponte di Nona, dietro Ponte di Nona, insomma nasceranno appunto due centri di raccolta. Allora, tutto è, secondo me, se si mette a regime tutto, differenziata, centri di raccolta e poi una continua educazione ambientale, voglio dire, noi abbiamo avuto, stiamo vedendo insomma che l'AMA sta facendo quasi, sta toccando tutte le scuole del municipio con appunto con ecoinformatori che vanno nelle scuole, con lo spettacolo Riciclamen che noi come municipio abbiamo collaborato a portare a Tor Bella Monaca, e in due giorni sono andati via oltre 280 biglietti con lo spettacolo Riciclamen, perciò siamo anche attenti alle nuove generazioni, come le dicevo prima, centri anziani, c'è da lavorarci, da cambiare questa mentalità, però io dico mai fermarsi ai primi ostacoli, sapere che forse anche per un anno ci saranno problemi, ma alla fine insomma porteremo, sono sicuro, dei risultati a casa. E chi amministra deve cominciare a capire, non cercare il consenso o di rispondere alla prima lamentela, ma cominciare a vedere un po', ad essere amministratori che guardano un po' in lontananza. E io ringrazio Gianfranco Gasparutto, delegato all'ambiente del VI Municipio di Roma, e con lui a risentirci magari tra qualche settimana per fare il punto su questo lavoro in progress, come okay. Si dice. Io ringrazio a voi e a presto allora. Grazie, buon proseguimento di giornata.